La ringrazio Presidente. Vorrei iniziare con per fare i complimenti all'assessore Maran sull'efficienza. Non sono credibile, no? Okay. Perché in effetti ha dimostrato che quando c'è la volontà l'efficienza si riesce ad ottenere e vi spiego quello che è capitato. Nelle scorse settimane abbiamo iniziato la battaglia per i 573 alberi. Quelli previsti da abbattere di alto fusto, previsti dai cantieri M4. E spontaneamente diversi cittadini, movimenti, associazioni di artisti hanno iniziato a fare una cosa semplicissima. Iniziare a segnalare alla città che c'è un problema e che tantissimi alberi verranno abbattuti. Poi inutilmente ne parleremo più avanti. E cosa è stato fatto? Due cose. Mettere un simbolo sugli alberi. Con l'hashtag 573 alberi, il numero di quelli che verranno abbattuti secondo gli attuali progetti M4. E l'altra cosa di umanizzare la foresta urbana, mettendo due occhi e una bocca rossa fatta da un cuore sulle piante. Qualcosa di, dal mio punto di vista, di libertà di espressione per segnalare alla cittadinanza questo. E la cosa meravigliosa è che quando alla sera i cittadini attaccano questi cuori che sono stati visti, sono stati ripresi dai giornali, piacciono anche ai bambini, la mattina seguente, indipendentemente dal giorno, nelle prime ore della mattina, passa AMSA e li rimuove tutti. Tutti, perfettamente, non lasciano niente. Abbiamo provato a rimetterli il giorno dopo, uguale, perfetto. Abbiamo chiesto ad AMSA di vedere i documenti, così sono puntualmente fatti dalla polizia locale ogni mattina, ogni sera. Perfetti, un piano operativo meraviglioso. E dato che c'è questa improvvisa impennata di efficienza da parte di tutte le strutture dell'assessorato, io segnalerei anche degli altri luoghi dove utilizzare la stessa cura, collegandomi alla battaglia del consigliere Cappato sui manifesti abusivi elettorali. Caspita, se avessimo questo controllo, altro che multe, andrebbe tutto a posto in un giorno. Poi magari anche sui manifesti dei circhi, perché abbiamo segnalato gli occhi abusivi sugli alberi tremendi, il simbolo rivoluzionario. Ma non segnaliamo che in città ogni mese, ogni settimana vengono messi milioni di manifesti di circhi, tutti abusivi, non paga niente. Terzo, il presidio dei depositi ATM. Con queste risorse potremmo presidiare, per esempio, i depositi ATM, che invece non hanno assolutamente una guardiania adeguata per prevenire gli atti vandalici. Oppure un ultimo suggerimento, viste queste nuove risorse disponibili. È la verifica di tutta la cartellonistica pubblicitaria sulla città che non rispetta il regolamento e che quindi non paga al comune, e ce ne sono tanti, vi garantisco. Però speriamo ovviamente che con queste nuove risorse sia possibile debellare in breve tempo queste problematiche, come viene fatto con i pericolosissimi cuori apposti sugli alberi. E mi chiedo, ok, ma questa attenzione quindi sarà dovuta a qualcosa? Dal mio punto di vista è che funziona. E dal mio punto di vista è che questi cuori stanno mettendo in luce un nervo scoperto dell'amministrazione pubblica su M4, cioè che i progetti sono stati fatti senza la minima cura per gli alberi. E senza la minima cura intendo che siamo tutti d'accordo sul fatto che se c'è un'uscita della metro, una grata di areazione, un'uscita d'emergenza e ci sia un albero che non sia un albero monumentale o di valore in quel punto, sia legittimo abbatterlo, ovviamente cercando di minimizzare, ma non che sia possibile dare ai responsabili del cantiere, che poi provvedono a questo, libertà di movimento totale. Infrattini, secondo i nostri progettisti, le società potevano abbattere tutto, indistintamente dalle linee del cantiere, dagli spazi occupati. E poi non è avvenuto, infatti sono stati scelti alcuni alberi da non abbattere, ma non si sa su quale criterio. E io concludo con l'esempio di Piazza Novelli. Piazza Novelli, molti la conoscono, cioè il palazzo in stile Littorio, sede del comando della prima regione aerea dell'aeronautica militare, è stata chiusa per diversi anni. Ha delle alberature ad alto fusto e sotto un parcheggio che è stato costruito in questi anni. Bene, gli alberi ad alto fusto, che stanno benissimo, sono a 3 metri dal
dagli scavi profondi. Quindi non esiste la scusa progettuale che quegli alberi debbano essere abbattuti, perché quello che è stato fatto per M4 è lasciare libertà di movimento totale ai progettisti, a chi farà questi lavori, e ovviamente la società cosa fa? Cerca di spendere meno. Quindi anche per soluzioni di cantiere, anche per comodità delle manovre delle betoniere o di spazi temporanei, questi abbattono alberi magari di 70, 80 o 90 anni, e sappiamo il valore. Io concludo ricordando anche un altro fattore all'assessore. Siamo in un periodo in cui normalmente è vietato abbattere alberi. È il periodo di riproduzione degli uccelli. A Milano ce ne sono tantissimi, ci sono 50 specie diverse. In questo periodo fanno i nidi, ci sono le uova. E oltre ad essere vietato, ma qui si sta andando in deroga evidentemente, noi siamo pronti col nostro team di avvocati a seguire passo passo i cantieri e a segnalare alle autorità competenti gli abbattimenti di alberi con nidi, e credo su 573 un nido si trovi. E io voglio avvisare l'assessore ricordando che abbattere un albero con un nido è un reato penale, si chiama reato di uccellagione, e noi saremo pronti a denunciare la cosa subito. Quindi seguiremo con i guardiacacce che si occupano di questo i lavori, chiederemo che venga fatto istituzionalmente dal Comune di Milano, e ribadiamo la richiesta di interrompere i lavori e gli abbattimenti fino a quando non saremo fuori dal periodo di riproduzione degli uccelli. E chiedo anche agli animalisti, se avranno il coraggio di esporsi su M4, di chiedere anche loro questo rinvio. Grazie, scusate per il tempo che ho preso. Grazie consigliere Calise. La parola al